Appuntamenti in agenda per giovedì 23 febbraio, la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell'ambito ecclesiale, il tema che verrà affrontato nel convegno regionale ospitato al Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano. Alle 10 il saluto del Vescovo di Albenga, Monsignor Guglielmo Borghetti, delegato della CEL per il servizio di tutela dei minori. A seguire la relazione di Don Gottfried Ugolini, componente del Servizio Nazionale di Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili della CEI. Insegnanti e studenti del liceo Nicoloso d'Areco propongono una giornata di riflessione legata alle celebrazioni del Giorno della Memoria. Alle 10 nella sala polivalente lavoratori verrà portata in scena la rappresentazione teatrale La valigia di Dora, storia di Dora, Renato, Gilberto Salmoni. Scoprire l'osteopatia, incontro con Valeria Maineri alle 15 in via 20 settembre 41 a Genova al terzo piano del BB Service. La specialista illustrerà regole e benefici di questa terapia manuale che ha l'obiettivo del riequilibrio corporeo. Franco Sartori, La città possibile, il titolo del docufilm dedicato alla Genova degli anni 80-90 che verrà proiettato alle 17 nell'area archeologica dei Giardini Luzzati a Genova. L'entrata è libera. Alle 19 al ristorante Do Vittorio a Recco, Riccardo Carlini, divulgatore scientifico e ricercatore, sarà protagonista della rassegna Chimica e cucina in giro per l'Italia. Verrà proposto un percorso alla scoperta dei segreti e delle delizie umbro-marchigiane, abruzzesi e laziali. Per la rassegna Sori Teatro, al Teatro Pubblico Ligure alle 19:30, Barbara Fiorio presenta l'autore Tonino Benacquista con il romanzo di narrativa ironica Malavita. Alle 21 Marco Bagliani presenta Colas per la regia di Maria Maglietta. Nell'ambito del Circuito America, alle 21 al Cinema America di Via Colombo a Genova verrà proiettato il film Le Quatre Saintes Coupes di François Truffaut. La pellicola sarà in lingua originale francese.